Certamente la crisi nella Chiesa oggi è più che visibile anche a quelle persone che non praticano molto la fede cattolica o a quelle persone che non sono affatto cattoliche. Diciamo che chiunque abbia un minimo di buon senso logico si accorge che nella Chiesa, da 10 anni a questa parte in particolare, c'è qualcosa che non va. Ecco, cari amici, che io qualche video fa vi ho letto e commentato brevemente la prima lettera scritta di Monsignor Strickland, che è vescovo di Tyler, dove metteva in guardia i suoi fedeli dal sinodo tedesco che si terrà a ottobre. Allora ecco che Monsignor Strickland ha scritto una nuova lettera dove dà degli approfondimenti sulla prima, che io terrei a leggervi, a portarvi e oltretutto poi a portarvi delle novità proprio inerenti a Monsignor Strickland e Francesco, perché sembra che si stiano creando delle situazioni abbastanza imbarazzanti, per non dire di peggio, fra i due. Allora, la lettera è datata 5 settembre. E comincia: cari figli e figlie in Cristo, vi scrivo oggi per discutere più approfonditamente la prima verità fondamentale di cui ho parlato nella mia prima lettera pastorale. Cristo ha istituito una sola Chiesa, la Chiesa Cattolica, e pertanto solo la Chiesa Cattolica fornisce la pienezza della verità di Cristo e l'autentico cammino verso la sua salvezza per tutti noi. Per cominciare devo affermare con chiarezza ed enfasi questa verità fondamentale: Gesù Cristo è l'unica via per la vita eterna, non si può trovare nessun'altra via di salvezza. Come ci dice nostro Signore stesso, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni capitolo 14, versetto 6. Affinché potessimo partecipare a questa promessa di vita eterna, nostro Signore, nella sua grande misericordia, ha istituito la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Come leggiamo nel Vangelo di Matteo, Cristo disse: «E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa». A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Matteo 16, 18, 19. Il fondamento e il capo divino della Chiesa è Gesù Cristo. Tuttavia, questo passo chiarisce che Gesù promette di stabilire una Chiesa visibile sulla terra con un capo visibile, Pietro, al quale affiderà una missione unica e un'autorità specifica. La Chiesa Cattolica è il corpo di Cristo ed egli è inseparabile dal suo corpo. La comprensione della Chiesa delle parole di Cristo in Matteo si è approfondita nel corso dei secoli. Ma secondo la sacra tradizione trasmessa da Cristo agli Apostoli e poi conservata e protetta dai padri della Chiesa e dai santi e martiri fino ad oggi, si è sempre compreso e proclamato che la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa divinamente istituita che Cristo ha stabilito per la salvezza delle anime. Tutto ciò che la Chiesa è in quanto corpo mistico di Cristo scaturisce dalla verità che essa è stata ed è divinamente costituita da Cristo e i suoi elementi fondamentali, che includono il sacro deposito della fede, non possono essere alterati dagli uomini perché non appartengono agli uomini. La Chiesa appartiene a Cristo. San Cirillo di Gerusalemme affermava nell'anno Domini 350: la Chiesa è detta cattolica perché si estende su tutto il mondo, da un capo all'altro della terra, e perché insegna universalmente e completamente le dottrine che devono giungere alla conoscenza degli uomini riguardo alle cose visibili e invisibili, celesti e terrestri, e perché sottomette alla divinità l'intera razza umana, governatori e governati, dotti e non dotti, e
e perché cura e guarisce universalmente l'intera classe di peccati commessi dall'anima o dal corpo, e possiede in sé ogni forma di virtù che si possa nominare, sia nelle opere che nelle parole, e ogni dono spirituale. Cristo ha dunque istituito la sua Chiesa per tutti gli uomini, per tutti i tempi, per la salvezza di tutti. Non c'è salvezza al di fuori di Cristo e della sua Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Questo è un insegnamento infallibile della Chiesa. Tuttavia, come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, questa affermazione non si riferisce a coloro che, senza loro colpa, ignorano Cristo e la Chiesa. Come cattolici siamo legati con amore e gioia alla Chiesa e ai sette sacramenti istituiti da Cristo. Questi sono essenziali per la nostra salvezza. Tuttavia, qualcuno potrebbe chiedersi, e coloro che sono al di fuori della Chiesa, e coloro che non hanno mai sentito parlare di Cristo, possono essere salvati? Per coloro che non sono uniti a Cristo attraverso la sua Chiesa e la grazia dei sacramenti, preghiamo semplicemente per loro e li affidiamo a Dio, anche se non dobbiamo mai essere presuntuosi nei confronti della grazia di Dio. Riconosciamo che Dio è sovrano e se nella sua misericordia decidesse di operare in modi che vanno al di là della nostra conoscenza o comprensione, ha la piena autorità di operare come vuole perché non è vincolato da nient'altro che dalla sua stessa natura perfetta. Noi stessi dobbiamo aggrapparci strettamente alla Chiesa e ai sacramenti così come Lui ce li ha dati, ma dobbiamo anche pregare sempre per le anime al di fuori della Chiesa affinché Dio offra la sua grazia a quelle anime in modi sconosciuti e invisibili per noi. Tuttavia voglio sottolineare questo punto: se Dio scegliesse di offrire la grazia al di là dei normali mezzi sacramentali, riconosciamo che questa grazia fluirebbe sempre ad ogni anima da Cristo attraverso la sua Chiesa in modo mistico. Pertanto chiunque riceva e accetti la grazia di Dio non sarà mai salvato attraverso un'altra via o chiesa o religione. C'è un solo Salvatore, un solo Redentore per tutta l'umanità ed egli ha istituito una sola Chiesa per la salvezza delle anime. Dio desidera la salvezza di tutti, ma non impone la salvezza a nessuno di noi. Richiede la nostra cooperazione, il nostro libero assenso alla sua grazia. Egli chiama ciascuno di noi a partecipare al suo piano di salvezza, non solo per noi stessi, ma per il mondo. Questo è il grande mandato. Andate dunque ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 28, 19, 20. Viviamo in un'epoca di grande interconnessione in cui le persone di tutto il mondo possono condividere e imparare gli uni dagli altri come mai prima d'ora nella storia dell'umanità. Questa è una grande benedizione sotto molti aspetti perché apre la possibilità di condividere la buona novella di Gesù Cristo in modi che prima non erano possibili. Il vero ecumenismo, tuttavia, è un invito aperto a tutte le persone a sperimentare e abbracciare la pienezza di Cristo e della vita cristiana che si può trovare solo nella Chiesa Cattolica. Questo percorso, anche se a volte difficile, è l'unica strada sicura per il vero amore eterno, la grazia e la vita con Dio. È falsa carità dire alle persone che indipendentemente dal cammino che stanno percorrendo è volontà di Dio che rimangano dove sono, perché questo non invita le persone ad abbracciare l'unico vero cammino istituito da Dio per la salvezza delle anime. Pertanto la Chiesa ha l'obbligo sacro fatto di amore di evangelizzare tutti gli uomini. Un altro argomento che voglio trattare, perché secondo quanto riferito sarà un tema di discussione del prossimo Sinodo sulla Sinodalità, sedicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, è la struttura divinamente istituita della Chiesa per quanto riguarda l'ordinazione delle donne. Come ci dice la Sacra Scrittura, Cristo ha ordinato solo uomini come apostoli.
La sacra tradizione e il magistero ordinario della Chiesa hanno affermato nel corso dei secoli che la Chiesa non ha alcuna autorità per ordinare le donne al sacerdozio. Questo non può essere cambiato perché Cristo ha istituito un sacerdozio, scusatemi, maschile al fine di rappresentare se stesso come sposo e la Chiesa come sua sposa. Come ha affermato solennemente San Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica Ordinatio Sacerdotalis ai vescovi della Chiesa Cattolica sull'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. È imperativo affermare, tuttavia, che Cristo non vorrebbe mai per le donne un ruolo inferiore a quello che vuole per gli uomini. Le donne hanno dato e continuano a dare contributi indispensabili nella storia e nella vita della Chiesa. Dalla più grande e perfetta creazione di Dio in tutta la storia, la nostra Madre, la regina del cielo e della terra, ed alcuni dei più grandi santi e dottori della Chiesa, alle nostre sante e fedeli donne degli ordini religiosi e nei conventi, alle innumerevoli donne che hanno e continuano a trasmettere la fede alle loro famiglie, alle loro comunità. Cristo ha istituito la sua Chiesa in modo tale da richiedere alle donne un ruolo maggiore rispetto a quello che potrebbero mai avere nel mondo. Tuttavia, come Dio non ha chiamato gli uomini a essere madri, Dio non ha chiamato le donne a essere padri e a essere ordinate sacramentalmente come ministri per Cristo nella sua Chiesa. Nostro Signore chiama gli uomini a essere padri spirituali e sposi della sua sposa, la Chiesa. Questo ruolo può essere ricoperto solo da una persona ordinata in modo appropriato a questo ruolo. Per coloro che si interrogano sulla possibilità di avere diaconi donne nella Chiesa Cattolica, vorrei offrire questo. Le scritture ci dicono che fin dai primi giorni della Chiesa le donne hanno servito come fedeli servitori, in greco diaconos, dei membri della Chiesa. Gli storici e gli studiosi ci dicono che le donne hanno svolto molti importanti ruoli di servizio nella Chiesa primitiva, tra cui atti di carità per i poveri, cura dei malati, preparazione di altre donne al battesimo, eccetera. Tuttavia, negli Atti degli Apostoli vediamo che c'è un altro tipo di servitore, di diaconos, chiamato specificatamente dagli Apostoli e distinto dagli altri servitori della Chiesa. Gli Apostoli imposero le mani su questi servitori particolari che poi ricevettero un'ordinazione sacramentale per svolgere il loro ruolo unico. La Scrittura ci dice che gli Apostoli dissero: Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Atti 6:3. E poi li presentarono quindi agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Atti 6:6. Sebbene molti, sia uomini che donne, abbiano servito fedelmente la Chiesa come servitori o diaconos nel diaconato, uno dei tre gradi del sacramento dell'ordine, diaconato, sacerdote, vescovo, è sempre stata riservata ai soli battezzati di sesso maschile. Tutti e tre i gradi agiscono come strumenti di Cristo in persona, Christi Capitis, nella persona di Cristo come capo, ma con funzioni distinte per ogni ufficio, poiché i diaconi ordinati sacramentalmente condividono il ministero apostolico con i sacerdoti e i vescovi. La Chiesa ha decretato che anch'essi devono essere uomini, come gli apostoli scelti da Gesù. I canoni del Concilio di Nicea del 325 affermano in riferimento alle donne a cui è stato concesso un certo status di servizio che ci riferiamo alle diaconesse a cui è stato concesso questo status, poiché non ricevono alcuna imposizione delle mani, per cui sono a tutti gli effetti da annoverare tra i laici. Canone numero 19. In conclusione, voglio affermare che, sebbene la Chiesa sia santa e causa
del suo fondatore e della sua origine divina è anche composta da membri peccatori che sono chiamati costantemente al pentimento e alla conversione. Tuttavia c'è una chiesa trionfante in cielo che esiste perfettamente nella sua pienezza in Cristo in cielo, dove il banchetto nuziale celeste è eternamente celebrato con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono eternamente venerati e adorati. I cori degli angeli, la Vergine Immacolata e tutti i santi gridano eternamente Santo, Santo, Santo davanti al trono di Dio. È importante che noi come Chiesa militante sulla terra portiamo questa verità e questa speranza nei nostri cuori, mentre ci sforziamo di allineare noi stessi e ogni aspetto della Chiesa su questa terra alla sua realtà celeste, a causa del peccato, sia personale che comunitario. La Chiesa militante sulla terra non è all'altezza della Chiesa trionfante in cielo, ma è nostra missione lottare sempre per la santità e per grazia di Dio, perseverare fino alla fine per poterci unire alla Chiesa trionfante. Parte di questo impegno sulla terra consiste nell'impegnarsi nella battaglia spirituale che si svolge quotidianamente o intorno a noi, mentre molti tentano di scalfire o distruggere del tutto il deposito della fede. Miei cari figli e figlie, siate certi che gli angeli ci circondano in questa battaglia. I santi, specialmente la nostra santa e benedetta madre, ci offrono la loro assistenza celeste mentre cerchiamo il premio eterno che nostro Signore ha vinto per noi, rimanendo il vostro umile padre e servitore, reverendissimo Joseph Edward Strickland, vescovo di Tyler, Texas. Ecco, io direi, cari amici, che qui c'è poco da dire, no? Perché veramente è una lettera che ha qualcosa di puramente divino, una lettera divinamente ispirata. Si vede che il vescovo Strickland è divinamente ispirato, è stato divinamente ispirato nella scrittura di questa lettera. Perché in questo approfondimento della prima lui specifica come la salvezza sia solo in Cristo. Infatti egli si annunciò come la via, verità e la vita, e in virtù di ciò non ci possono essere altre vie, verità e vite, non ci possono essere altri salvatori e redentori se egli solo è il salvatore e il redentore. Come la salvezza non può essere al di fuori dell'unica chiesa divinamente istituita. Appunto, divinamente istituita perché istituita dal Signore. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Allora ecco che Cristo ha fondato una sola chiesa su Pietro, chiamata cattolica. Perché cattolica? Come ci spiega San Cirillo di Gerusalemme nel 350, chiamata cattolica perché essa significa universale, perché si estende dall'uno all'altro capo della terra. E allora è una chiesa che ha inoltre il compito di evangelizzare tutti gli uomini e di portarli in un solo gregge di un unico Signore e di portarli su un'unica barca, la barca di Pietro, che è la barca fondata appunto su Pietro, che è la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica romana, così per come noi la riconosciamo e identifichiamo nel nostro credo cattolico. E noi dobbiamo continuare a riconoscere la Chiesa in questo modo, dobbiamo continuare a lottare affinché la Chiesa venga continuata ad essere concepita come l'unica barca di salvezza. Quando si è nella tempesta in mezzo al mare che si nuota e non si hanno salvagenti o non si hanno eventuali scialuppe e passa una sola barca che può offrire la salvezza, ecco che noi dobbiamo salire su quella barca perché al di fuori di quella barca non c'è salvezza. Al di fuori di quella barca noi resteremo a vagare nella tempesta, resteremo a nuotare finché non annegheremo in un mare pieno di squali, in un mare pieno di squali che certamente, anche se potrebbero ingannarci facendoci credere che offrono la salvezza, in realtà non la offrono perché non appena avranno fame di noi ci divoreranno, proprio come l'apostasia dilagante sta divorando le nostre anime. Ecco perché noi dobbiamo resistere in ogni modo.
nella Chiesa una santa cattolica apostolica romana in un solo Signore, Salvatore e Redentore del genere umano, che è Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i nostri peccati e che ci è andato a preparare qualcosa di grande nel regno del Padre, quella Chiesa trionfante di cui noi sulla terra dobbiamo, noi Chiesa terrena dobbiamo essere specchio sulla terra. Inoltre, Monsignor Joseph Strickland continua anche ad evidenziare la problematica dell'avviamento alla discussione per il sacerdozio femminile, che da sempre è stato vietato, è stata vietata da Papa San Giovanni Paolo II nella Ordinatio Sacerdotalis. È stata bandita la strada del sacerdozio femminile nel Concilio di Nicea del 325 e è stata bandita dagli stessi Atti degli Apostoli. È vero, dice Monsignor Strickland, che anche negli Atti si narra di donne che prestavano servizio della Chiesa, anche identificate alle volte come diaconos, ma erano molto diverse da un altro tipo di diaconos, che erano invece incarnati dagli uomini, su cui i santi apostoli imponevano le mani e li ordinavano sacramentalmente, cosa che non accadeva con le donne. Fra gli apostoli, nostro Signore Gesù Cristo scelse soltanto degli uomini. Durante l'ultima cena, nostro Signore impose di ripetere il suo santo sacrificio eucaristico a degli uomini, non a delle donne. Ecco perché noi dobbiamo continuare a difendere la dottrina e la teologia che nostro Signore ci ha dato sempre e comunque contro un mondo che in nome di una fasulla uguaglianza vuole portarci a Satana e vuole portarci ad abiurare a ciò che ci ha dato nostro Signore, a ciò che ci ha insegnato Lui e la sua Chiesa divinamente ed infallibilmente istituita. Inoltre, un altro fatto alquanto particolare che ha riportato il blog cattolico americano The Pillar, che stavo ascoltando ieri dallo statunitense filosofo Taylor Marshall, è che a quanto pare Francesco starebbe pensando di far dimettere Monsignor Joseph Strickland in quanto starebbe creando delle problematiche non da poco. Come riportano delle fonti vaticane interne, le opposizioni di Monsignor Strickland alle riforme di Francesco sono all'ordine del giorno e in virtù di ciò qualcuno dall'alta gerarchia si è altamente infastidito. Francesco si sarebbe incontrato con due cardinali con l'intenzione di presentare e proporre e probabilmente anche pressare Monsignor Joseph Strickland, vescovo di Tyler, affinché dia le dimissioni. Ma io dico al Monsignore, resista, resista come vero pastore e se la martorizzeranno, c'è una chiesa vera. Vera che si attiene agli insegnamenti di Cristo, che sarà pronta ad accoglierla come vero pastore. Noi quanti prelati vediamo che sono stati scacciati da Bergoglio in modo veramente diabolico, luciferino, no? Basti pensare ai sacerdoti del sodalizio mariano, basti pensare al sacerdote africano Padre Benù. Basti pensare a un altro sacerdote dell'Est che ha intervistato Matteo De Micheli non poco tempo fa. Basta pensare a tutte quelle sanzioni che tutti i sacerdoti, fedeli alla tradizione e contro Francesco, legittimatori di lui oppure no, stanno subendo. C'è una cosa che li accomuna tutti, il martirio nel nome della fede e noi dobbiamo accogliere tutti questi sacerdoti, dobbiamo dialogare tutti insieme, unirci contro il nemico comune, abbattendo le barriere delle differenze di idee e dottrinali in alcuni o canoniche in alcuni casi e dobbiamo unirci perché il nemico è uno. Non ci sono nemici fra noi della tradizione, il nemico lo sappiamo benissimo chi è e siede sulla sede apostolica di Roma. Quindi
Quello è il nostro nemico, non ci sono nemici fra noi, non devono esserci nemici fra noi. Chi cerca nemici, chi cerca e presuntamente trova dei nemici fra noi, non è un vero amico di Cristo e della causa di Cristo, ma anzi sta lavorando allo sfacelo di questa causa. Quando giungerà l'anticristo, il tempo è già arrivato, noi non dovremmo farci trovare a bisticciare fra noi per questioni canoniche o per questioni ideologiche. Dobbiamo anzi farci trovare tutti uniti contro un unico nemico. Troveremo sicuramente in seguito una strada di comuni accordi, di comune ideologie e di comune pensiero canonico, ma per il momento dobbiamo unirci perché il nemico è uno e dobbiamo trovare il modo di scacciarlo. Dobbiamo trovare il modo di fermarlo perché costui non ha intenzione di fermarsi. Perché costui, Papa Francesco, sta seguendo l'agenda di San Gallo, che è un'agenda terribile, che vuole, che ha inaugurato nella Chiesa la dittatura del relativismo, che, come diceva il Santo Padre Benedetto XVI, è una dittatura che non riconosce nulla come definitivo, eccetto il proprio io e le sue voglie. E allora noi nella Chiesa di Cristo non possiamo assolutamente permettere che irrompa questo spirito relativista che purtroppo de facto già è entrato nella Chiesa abusivamente. Noi dobbiamo combatterlo con la forza, con la fede e con la speranza in Cristo nostro Signore che certamente interverrà per mano degli uomini o per mano di qualsiasi persona o cosa lui ritenga giusto intervenire, ma interverrà e salverà la Chiesa. La sua chiesa. Io per questo video vi saluto qui. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, di iscrivervi al mio sito web. Se volete sostenere il mio canale, di fare una donazione liberissima, chiaramente, totalmente nella libertà massima, di condividere questo video, di commentarlo e di meditare su queste parole del Monsignore e le mie, che ci metto chiaramente del mio. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.